L'editoradio. L'editoradio. Parola ad Umberto Chiariello. In questi giorni le analisi sui fatturati, i ricavi, la struttura dei bilanci delle società europee calcistiche sono all'ordine del giorno. Ci sono anche studi molto originali come il costo appunto che ha fatto l'amico Vettosi. Insomma, da tutte le analisi esce fuori un dato che va letto in chiaroscuro o in controluce, se vogliamo meglio dirlo. Qual è questo dato? Che Napoli è una delle società più sane d'Europa, è una società finanziariamente meglio messa, non ricorre al credito per esempio, non c'ha l'accesso al credito, non ne ha bisogno. Il Napoli è una di quelle più attente agli utili, non solo ai ricavi, ha un rapporto ottimale monte salari ricavi, ma ha una debolezza di fondo che è grave, che è quella strutturale. Il Napoli non cresce nel fatturato strutturale. Che vuol dire fatturato strutturale? Il fatturato che prescinde dalle prestazioni sportive. Non è detto che tu debba per forza per avere dei ricavi o andare in Champions per avere dei ricavi. Il fatturato strutturale è quello che tu hai sicuro garantito. Cioè cosa? I diritti televisivi, per esempio, tu sai quanto prendi ogni anno. La quota di merchandising che tu ti attendi ogni anno ormai consolidata. La quota di sponsor che tu hai già in contratto, la bigliettazione che mediamente fai, questi sono ricavi a prescindere dai risultati o quasi del tutto a prescindere, perché certo gli sponsor variano e la bigliettazione varia anche in base ai risultati, anche i diritti televisivi aumentano, ma fondamentalmente questi sono i ricavi. E il Napoli da questo punto di vista ne ha solo 130, 140, massimo 150. Cosa sta facendo la De Laurentiis? Grazie all'operazione all'anno, cercando di entrare in rapporto con i fondi catarioti, con la Real Casa Catariota, con le grandi società catariote, per rinforzare la parte debole del Napoli, che è sì nelle strutture, ma che è nei ricavi strutturali. Cambiare il main sponsor da 7 milioni a 15, cambiare lo sponsor tecnico, sono operazioni che portano il Napoli a fare quel salto di qualità di 20, 30 milioni, 40 milioni in un anno, che sentono di investire di più. Non cambia la politica societaria del Napoli, non deve cambiare, perché questo è il Napoli, è un grande outsider europea ormai, ma non è ancora un outsider del livello dell'Atletico Madrid, che è il vero faro di riferimento, che si è fatto il Wanda metropolitano, che ha vinto Scudetto e che è arrivato in finale di Champions. Ecco che è l'Atletico Madrid, il nostro punto di riferimento, il nostro benchmark.